Re d'Appio, la patria del duce che sorge sulla vallata del Rabbi, accoglie la visita di Sua Maestà il Re Imperatore con la tradizionale schiettezza dell'entusiasmo romagnolo. Il corteo reale attraversa il grande viale della cittadina, trasformato in un tappeto di fiori, e sale passando dinanzi alla nuovissima casa del Fascio e alla bella chiesa parrocchiale verso il Poggio, dove sorge il palazzo del Varano, oggi municipio, alla cui ombra trascorsero la loro infanzia Benito e Arnaldo Mussolini. Il re imperatore, ricevuto dal podestà Baccanelli, si affaccia al balcone dello storico edificio per rispondere al coro acclamante della moltitudine raccolta nel parco. Cimitero di San Cassiano in Pennino, per l'omaggio alla tomba dei genitori del duce. Dopo aver onorato con semplicità sovrana l'indimenticabile umiltà di Alessandro e Rosa Mussolini, il re imperatore visita la vicinissima chiesa di San Cassiano in Pennino, recandosi poi in macchina fino alla casa natale del fondatore dell'impero, cara al cuore di tutti gli italiani. Imperatore lascia la Rocca delle Caminate dopo un cordiale colloquio col duce.